Passo la parola al consigliere Renato Catalano, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, per un'introduzione alla giornata di oggi. Prego. Buonasera a tutti, scusate la mia voce che praticamente è sparita da ieri, quindi dovrò necessariamente essere breve, vi tedierò il meno possibile. Io sono qui a introdurre un tema al quale credo veramente tantissimo. Ora, ovviamente il ministro Bongiorno mi ha distrutto psicologicamente perché ha detto basta con gli ultracinquantenni, ebbene sì, io sono Barbagianni, ultracinquantenne nella pubblica amministrazione, che parla di giovani. Però voglio dire, allora, premesso che ho sempre detto e continuo a ribadire il mio obiettivo prioritario è quello di andarmene in pensione il più presto possibile. Prima di andarmene in pensione, poiché purtroppo non rientro nella quota 100, ho intenzione di realizzare ciò che da tanto tempo ritengo sia necessario fare nella pubblica amministrazione. Il motivo di questo convegno nasce da un caso concreto, che è proprio quello del MEF. Noi stiamo completando le procedure selettive, quindi concorsi per 6 concorsi per un totale di 400 funzionari nuovi, giovani. Abbiamo in atto già e predisposto un bando tipo, diciamo, per l'assunzione di 35 dirigenti tecnici molto specialistici, che servono al MEF per realizzare le sue politiche in campo statistico, economico, finanziario e quant'altro. E abbiamo in mente anche di fare altri concorsi a breve, proprio per sopperire a quello che è lo tsunami immediato e prossimo della pubblica amministrazione, che è determinato appunto da una forte un forte pensionamento anche in conseguenza della quota 100. Quindi noi ci troviamo oggi di fronte ad un momento che, se vogliamo, possiamo definire storico. Da un lato usciranno molti dipendenti anziani nella pubblica amministrazione, dall'altro, grazie anche al turnover del 100%, potremo assumere giovani che entreranno nella pubblica amministrazione. Allora, noi ci siamo posti questo problema, noi come Dipartimento dell'Amministrazione del Personale del MEF, ci siamo assunti questo problema. Come li vogliamo assumere questi giovani? Li vogliamo assumere con le solite logiche, quindi un concorso molto mnemonico, una dislocazione e attribuzione di incarichi quantitativa, o li vogliamo assumere con logiche diverse, con logiche moderne? Naturalmente, questa seconda è stata la volontà da parte di tutto lo staff che compone il Dipartimento, ed è questa sulla quale stiamo lavorando e che vi racconteranno molto meglio di me chi mi seguirà. Io però voglio indicare 3 punti che poi tra l'altro vorrei anche diciamo, intitolare con 3 slogan per far comprendere meglio la prospettiva di cambiamento che noi abbiamo intenzione di realizzare nella pubblica amministrazione, in un settore della pubblica amministrazione così importante, così strategico, cruciale, che è appunto il Ministero dell'Economia e Finanza. Il primo slogan è: non me ne voglia, Ministro, buongiorno, basta norme, non ne possiamo più delle norme, nel senso, non possiamo semplificare. Non possiamo rendere tutto più efficiente, più trasparente, più celere con altre norme. Ogni volta che si parla di semplificazione nella pubblica amministrazione, a me, quando si è iniziato a parlare dello snellimento della semplificazione della pubblica amministrazione, avevo i capelli, mi sono caduti, proprio perché non ne potevo più. Che ogni snellimento, ogni semplificazione veniva realizzata attraverso altre norme che vengono introdotte nella pubblica amministrazione. Io ritengo che sia fondamentale poter trasformare la pubblica amministrazione, semplificarla,
naturalmente con dei piccoli accorgimenti necessari, ma utilizzando strumenti già esistenti. Noi volendo possiamo trasformare, possiamo cambiare la pubblica amministrazione utilizzando strumenti già esistenti, non solo nella pubblica amministrazione, perché vi assicuro tutto manca nella pubblica amministrazione fuorché le norme che disciplinano la qualsiasi, e quindi basta adoperarle, basta utilizzarle cum grano salis, diciamo così. Intanto partiamo proprio parliamo della prima trasformazione. È l'organizzazione che deve cambiare le persone o sono le persone che cambiano l'organizzazione? La risposta è banale, è evidente che sono le persone che devono cambiare l'organizzazione, non è necessario cambiare l'organizzazione per far cambiare le persone. Allora, se l'amministrazione pubblica italiana deve stare al passo con i tempi, così come oggi molte cose stanno al passo con i tempi, si è trasformata, pensate un po', persino la Chiesa, è diventata moderna persino la Chiesa. Volete che l'amministrazione, e mica la Chiesa ha fatto dei codici nuovi oppure delle norme specifiche, ha cambiato un modo di pensare. Allora figuratevi se l'amministrazione non può cambiare trasformando il modo di pensare da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione. E per fare questo, ovviamente, non basta semplicemente un'ipotetica volontà, perché tutti noi qui e con chiunque parliamo siamo d'accordo nel senso, nel dire vogliamo trasformare, vogliamo migliorare, vogliamo cambiare la pubblica amministrazione. Bene, facciamolo. Come lo dobbiamo fare? Iniziamo ad introdurre una serie di istituti esistenti nel privato, esistenti in realtà nella pubblica amministrazione molto moderne, esistenti anche in altri paesi europei e non solo. Io mi riferisco per esempio al coaching, mi riferisco al nudging, che sono tutti termini inglesi perché chiaramente da noi sono ancora molto innovativi, ma in realtà esistono da decenni. Mi riferisco all'assessment, cioè una valorizzazione di quelle che sono le capacità di ciascun impiegato, di ciascun dipendente, di ciascun dirigente, i limiti e le forze, i punti di forza da poter implementare e i punti di debolezza da dover colmare, e soprattutto individuare quelle che sono le caratteristiche tipiche di ciascun dipendente pubblico per far sì che venga inserito in una realtà lavorativa che sia quella più confacente a se stesso. Noi abbiamo assunto qualche anno fa, io ancora non ero il capo del dipartimento del TAG, abbiamo assunto più di un centinaio, insomma 200-300 persone, adesso non ricordo bene il numero, però erano dei nuovi dipendenti, dei nuovi funzionari. E una indagine che abbiamo portato avanti con i nostri mezzi senza norme ci ha fatto capire che la maggior parte di questi nuovi funzionari, scusate la mia voce va sempre più scemando, sono insoddisfatti del posto che occupano, del luogo in cui stanno, perché magari chi è un esperto di contratti pubblici è stato messo a fare il trattamento economico, o chi è un esperto giurista è stato messo a fare performance organizzativa. Non, l'amministrazione ha questa colpa, non individua realmente le esigenze del singolo e le valorizza all'interno dell'organizzazione, ma agisce con logiche più quantitative: a me ne servono 10, a te ne servono 5, a te ne servono 4, e si mandano queste persone in base al numero e all'esigenza quantitativa. Noi dobbiamo cambiare tutto questo, noi dobbiamo farla diventare qualitativa, noi dobbiamo introdurre nel nostro ordinamento, e noi lo faremo perché noi lo stiamo già facendo, lo stiamo preparando, noi i giovani, 400 giovani che verranno assunti, li formeremo prima ancora della loro assegnazione, ne individueremo i punti di forza e i punti di debolezza e le loro attitudini e cercheremo di assegnarli nei posti che sono più idonei agli stessi, in modo tale da creare già una motivazione per il funzionario, per il dipendente pubblico che arriva.
Tutto questo da cosa nasce? Secondo slogan, la PA pensata dai giovani. Allora, è vero che io sono un vecchio barbagianni, ne ho la consapevolezza, però fortunatamente ho due figli ventenni con i quali parlo molto e sono, diciamo, il termometro di quello che sono i giovani oggi. Ebbene, gli aspetti che mi vengono segnalati da una visione esterna, ovviamente, che poi peraltro è quella che influenza tutta l'opinione pubblica della pubblica amministrazione e che purtroppo non è sufficiente poter combattere solo dicendo no, ci sono realmente persone che però lavorano nel pubblico impiego, ad eccezione dei furbetti e quant'altro. In realtà invece occorre molto più concretamente appunto modificare, cambiare in modo tale da evitare che tutto questo avvenga. I giovani ci vedono in parte come barocchi, come obsoleti e d'altro canto è vero, dobbiamo dirlo, perché ci sono ancora oggi norme che disciplinano il metro quadrato o il centimetro che deve avere la scrivania per ciascun dipendente a secondo se funzionario, dirigente o pubblico dipendente semplice, quindi si misura in base ai centimetri della scrivania, pensiamo un po' come siamo combinati, esiste, e poi ovviamente tutta una serie di diritti, di competenze fino all'ossessione, limiti alle competenze, questo spetta a me, questo non spetta a me, questo tocca così, questo non è la mia competenza, è la competenza di qualcun altro. Ora, naturalmente io sto volutamente esagerando il discorso, è evidente che noi non possiamo trasformare, nel senso tutti fanno tutto e non ci sono più limiti alle competenze, però un buon senso, quindi una buona dose di buona volontà potrebbe aiutare molto di più della disciplina, della specifica competenza. Naturalmente questo risale al concetto che ho detto prima, ovvero un'assunzione che sia mirata, una individuazione di quelli che sono i punti di forza e di debolezza del dipendente e quindi un'assegnazione nel luogo più corretto. Ma questo non è sufficiente, occorre andare anche oltre, occorre seguire il dipendente pubblico in tutta la sua carriera, in quelle che sono le sue evoluzioni dettate da titoli di studio che verranno acquisiti successivamente, da corsi professionali che vengono realizzati, dalle attitudini che cambiano perché ognuno di noi cambia nel corso degli anni e quindi il buon manager che ha le politiche del personale può e deve avere una banca dati, un sistema che conosca tutto questo, che conosca la vita del dipendente e che possa quindi, laddove poi è necessario, utilizzarlo per il bene dell'organizzazione stessa. Il terzo slogan, molto brevemente, è cambia la cultura del pubblico impiegato. Che significa cambia la cultura? Naturalmente questo è un processo più difficile, più lento, però non è impossibile. Ripeto, il dipendente pubblico, se noi iniziamo e utilizziamo come una opportunità il fatto che c'è un ricambio generazionale inevitabile nella pubblica amministrazione, possiamo far cambiare la cultura del dipendente pubblico. Vi ricordo, ma voi lo sapete tutti, il dipendente pubblico è al servizio della nazione, è un soggetto che lavora per la patria, per lo Stato, non è un soggetto che si va a riposare e parafraso le parole dette molto meglio di me dal ministro Buongiorno, che si va a riposare nella pubblica amministrazione con diritti, con privilegi, con benefici e pochissimi doveri, gli stretti indispensabili. No, il dipendente pubblico deve realizzare degli obiettivi, deve raggiungere i risultati. Badate bene, non è un concetto filosofico, perché se noi lo realizziamo attraverso una più seria politica del personale, attraverso appunto un percorso che valorizzi la persona nell'organizzazione, noi riusciremo ad avere una pubblica amministrazione molto più seria, seria nel senso di
che dà serietà, che dà fiducia, ecco, al terzo, e quindi vedrete che pure gli investimenti pubblici, pure gli investimenti dei terzi, dei paesi stranieri, verranno probabilmente aumentati di fronte ad una pubblica amministrazione più seria. Quindi è un investimento che va fatto, va realizzato immediatamente. Non sarò un idealista, probabilmente sì, probabilmente sono un idealista, consentitemi di esserlo fino alla mia veneranda età di 56 anni, però io ci credo profondamente. Se vogliamo trasformare la pubblica amministrazione, partiamo da oggi. Oggi è l'anno zero, abbiamo l'opportunità di assumere, assumiamo con logiche diverse, come ha detto il ministro Bongiorno, e assumiamo dopo averli assunti, formiamoli in modo diverso, individuiamone le caratteristiche particolari di ciascun dipendente e utilizziamole per migliorare la macchina della pubblica amministrazione. Se riusciremo a fare tutto questo, ciascuno nella sua amministrazione, otterremo un vero grande risultato. Se invece non ci riusciremo, ci ritroveremo fra qualche anno, io spero di essere in pensione nel frattempo, a riparlare di quello che è giusto fare per migliorare la pubblica amministrazione. Grazie a tutti e arrivederci.